Un saluto prima di tutto e un ringraziamento alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle associazioni partigiane, al gruppo Alpini di Collecchio e il suo coro, alle associazioni Red Bull Italia e Tracce di Storia e al corpo di spedizione della FEM, ai nostri veterani che ringraziamo di aver fatto un così lungo viaggio per venire nei luoghi della loro giovinezza e della nostra libertà. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. 70 anni fa tanti giovani americani, brasiliani, australiani, neozelandesi, indiani, polacchi, sudafricani, inglesi e francesi e di altre nazioni di tutto il mondo sacrificarono la loro vita sui campi di battaglia dell'Europa e dell'Italia per portare libertà e benessere ad un martoriato continente. Solo nella campagna d'Italia si contano circa 100.000 caduti alleati, seppelliti oggi in circa 40 cimiteri. Di questi circa 500 sono seppelliti nel cimitero di Pistoia ed appartengono alla forza di spedizione brasiliana FEB, forza con cui abbiamo già da anni riallacciato i rapporti e che condivide con noi tutti gli anni un momento di riflessione e di ricordo nell'amicizia che lega il popolo brasiliano al popolo italiano. Erano giovani, abitavano in terre lontane. Non per questo le nazioni di cui erano soldati si sono disinteressate al tragico destino che il continente europeo aveva intrapreso, abbracciando la via del totalitarismo nazista e fascista. Le guerre, i fondamentalismi religiosi, le prevaricazioni, la povertà non sono finiti certo quel 25 aprile di 70 anni fa. Quegli occhi che vediamo sui barconi di migranti o nelle città dell'Oriente devastate dalle bombe, quegli occhi di uomini, di donne, di bambini stravolti dal dolore, dalla fame e dalla paura sono gli occhi che avremmo potuto vedere in tante città e paesi europei durante la Seconda Guerra Mondiale. Occhi che videro anche a Collecchio arrivare i mezzi che oggi vediamo nella nostra piazza, con le divise che vediamo nella nostra piazza. Occhi che capirono che il dramma della Seconda Guerra Mondiale stava finendo e si sarebbero aperte con la libertà riconquistata nuove possibilità e nuove prospettive per una vita lontano dai drammi della guerra. È per questo che sono a noi care queste divise e questi mezzi, alla nostra popolazione e ai nostri cittadini, anche se sono stati tramandati dai ricordi dei nostri combattenti e dei nostri nonni e genitori. Cari concittadini, il 25 aprile di 70 anni fa è stato l'atto fondativo della nostra Repubblica e della nostra Costituzione e della Casa Comune Europea. Continuiamo a fare nostri quei valori che ispirarono tutti i soldati e le nazioni che lottarono e morirono per la libertà insieme ai nostri partigiani. Viva il 25 aprile, viva le forze alleate, viva la FEB, viva l'Europa Unita e l'Italia Libera. Grazie.